Questa è una scelta di vivere la nostra città e di dire: noi vogliamo lavorare per il bene comune di tutti, non di una categoria, di tutti. I rappresentanti delle chiese valdesi ortodosse e cattoliche, i rappresentanti della comunità musulmana, delle organizzazioni sindacali, abbiamo pensato anche ai singoli cittadini stranieri residenti da almeno 3 anni al territorio di Cerignola, da 2 consiglieri comunali, uno per la maggioranza ed uno per l'opposizione, eletti dal consiglio comunale, e dall'assessore pubblico sociale e il suo delegato. Come potete vedere, la nostra idea di consulta è di consulta aperta. Molto spesso capita che vengono dette cose che non corrispondono al vero, in che senso? Ma l'amministrazione comunale non potrebbe fare di più, sicuramente sì, però in questa materia ci sono vincoli che sono spaventosi. Allora, spesso noi abbiamo spinto in avanti, no? E siamo riusciti, in alcuni casi abbiamo fatto anche bene, a violare quei vincoli. Però credetemi, non è proprio tanto semplice e qualche volta è anche abbastanza pericoloso e rischioso. Bisogna spiegare ai cittadini che, come diceva prima Marcello, solo il 3,8% della popolazione residente in realtà è composta da migranti. Bisogna spiegare che questa è una battaglia culturale e soprattutto politica. Ed è politica perché stamattina, parlando con la dottoressa Rolli, mi diceva che consulte del genere sul territorio, comunque nella sua esperienza non ha mai avuto contezza di queste esperienze. Quindi io sono fiera di poter partecipare a questo progetto, a questa iniziativa. Lo faccio in qualità di componente della commissione consigliare che si occupa dei regolamenti. Commissioni del genere, come già ho detto a Marcello, necessitano di una grandissima autonomia, di una grandissima libertà di proposta, di direzione. È giusto anche che la politica partecipi a queste commissioni, perché la politica deve assumersi la responsabilità di quello che fa. Porto a tutti voi presenti il saluto del commissario straordinario del governo, il prefettore Ivana Rolli. Ora, questa assemblea io ritengo che sia davvero una tappa importante, un momento molto importante del percorso di riflessione e di presa di coscienza di questa comunità sui temi dell'immigrazione. È davvero un complimento con voi sia per la partecipazione, per la sensibilità dimostrata, anche per la lucidità con cui avete deciso di accogliere la sfida che appunto il nostro tempo ci propone. Ha ragione Marcello, purtroppo parlare di immigrazione significa parlare di numeri. È vero quella leggenda metropolitana che dice che i lavoratori della capitanata sono appunto migranti? Quindi vuol dire che anno dopo anno specializziamo le persone a lavorare nei nostri campi e magari queste persone non sono più italiane perché molti lavori non li vogliamo fare più e sono migranti. Molte di loro sono lì perché hanno i permessi di visitare e scaduti, non hanno la residenza. E l'integrazione passa prima per il lavoro e il lavoro non puoi avere il lavoro senza permesso di lavoro. È arrivato il tempo di operare. Non possiamo tollerare l'illegalità. Non possiamo tollerare la prostituzione, non possiamo tollerare lo spaccio della droga. Ecco, al di là di essere cerignolani o immigrati, siamo persone. Che siano poi persone a lavorare per Burkina Faso, a curare i nostri malati cerignolani, è l'altra faccia della medaglia. Realtà che poi vanno ricucite attraverso queste strutture, penso la consulta può essere veramente l'organo ideale per poterci anche confrontare e coordinarci. Ringrazio tutti voi, tutti gli intervenuti, perché veramente avete dato onore alla città di Cerignola, un percorso stimolante, un percorso che ci vede andare nella stessa direzione. La dimostrazione questa sera è lampante, avere in uno stesso consesso che
mira nella stessa direzione, consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione, io penso che sia un grande messaggio di civiltà che una comunità può dare a chi ci osserva. Ecco perché io sono veramente orgoglioso questa sera, come rappresentante di questa comunità, di aver offerto al mondo esterno questa fotografia della nostra città.